Benvenuti sia i vecchi, nel senso di frequentatori, sia i nuovi. Terza cosa, io vi chiederei, se è possibile, di avere sempre il testo della Bibbia. Proprio per risparmiare alberi, non riporto più il testo come facevamo gli anni scorsi, il testo per esteso negli schemi, ma se necessario, come oggi, si riporta il testo greco, ma gli altri basta la citazione, quindi se abbiamo il testo biblico possiamo andare a leggere ed eventualmente fare delle osservazioni necessarie. Poi quest'anno, io non lo so se faccio bene o faccio male, chiedo anche a voi, le eventuali obiezioni o domande o chiarimenti, volete che le continuiamo a tenere durante la conversazione o le releghiamo negli ultimi minuti? Io mi fermerò prima della fine naturale, quindi adesso noi ci fermeremo alle 10:20. Io mi fermerei magari 10 e 10, 10 e 12, in modo da lasciare qualche minuto se ci sono domande. Preferite che continuiamo con il vecchio metodo, le facciamo durante o facciamo alla fine? Alla fine. Sapete che io sono per la democrazia imposta. Proviamo ad alzare la mano chi è alla fine. Chi durante? Sono tanti. Però alla fine prevale il numero, la democrazia purtroppo ha il suo valore. Chi non è stato accontentato quando ha il momento della domanda, la memorizzi, magari conosca la pochietto, e poi alla fine. Dunque, che cosa faremo noi quest'anno? Faremo metà del Vangelo di Luca. Dopo diversi anni di esperienza, adesso per noi, che chi entra deve adattarsi a questi ritmi, non faremo più il libro intero, ma lo passeremo al settaccio brano per brano, in modo che alla fine del percorso uno possa dire, per la prima volta in vita mia, ho letto per intero, insieme a un biblista, un testo. D'accordo? Altrimenti andiamo sempre a spizzichi e questi spizzichi danno degli assaggi, fanno bene anche gli assaggi, ci mancherebbe altro, però diventa molto più fruttuoso poter vedere tutto l'insieme. Allora, per vedere tutto l'insieme andiamo alla linea 55, poi torniamo indietro. Alla linea 55 voi avete la struttura generale del Vangelo di Luca, che è una struttura semplicissima. A differenza delle strutture di Marco, di Matteo, di Giovanni, Matteo, per esempio, suddivide tutto in cinque grandi parti, più i Vangeli dell'infanzia all'inizio, più Passione e Resurrezione alla fine. Marco è ancora più complicato, perché Marco ha sei schede, possiamo parlare proprio di schede, perché sono tutte sei costruite più o meno alla stessa maniera, e poi Passione e Resurrezione. Giovanni, tutto sommato, è più semplice, nel senso che è spaccato in due. Vangelo, chiamiamolo così, dei segni, capitolo 1 all'11, e Vangelo della gloria, dal 12 al 21. Pensate che dal 12 al 21 c'è solo l'ultima cena, passione, morte e risurrezione. Quindi metà Vangelo solo per poche ore. La prima metà per tutti gli anni di apostolato. Luca invece ha questo tipo di struttura che è anche abbastanza semplice da memorizzare. Dopo il prologo, che noi esamineremo per avere un po' il polso dell'evangelista, Luca presenta i Vangeli dell'infanzia.
poi presenta quello che noi possiamo chiamare l'introduzione all'apostolato pubblico di Gesù, quindi battesimo, tentazione, predicazione del Battista, e poi fondamentalmente il Vangelo è scandito in tre momenti. Voi vi ricordate che la Palestina è fatta da tre quadrati uno sopra l'altro. Il primo quadrato è la Galilea, il quadrato di mezzo è la Samaria, il quadrato in basso è la Giudea. All'inizio Gesù opera nella sua terra, che è il nord. Gesù vive a Nazaret, si trasferisce a Cafarnao, sulle rive del lago di Tiberiade, e lì comincia il suo apostolato. E voi avete, alla linea 58, una serie di capitoli che parlano di questo apostolato che Gesù ha avuto al nord. Alla linea 59 avete addirittura una decina di capitoli dedicati al viaggio, ma è un viaggio teologico, non è un viaggio geografico. Cosa intendo dire? Che Gesù non è sceso dalla Galilea in Giudea una volta sola. Noi sappiamo che i maschi ebrei erano tenuti a scendere a Gerusalemme tre volte all'anno, per la Pasqua, per la Pentecoste e per la festa delle Capanne. E quindi noi ci troviamo con questo tipo di viaggio di Luca, che è un viaggio un po' strano, è un viaggio interiore, comporta anche una discesa a Gerusalemme, ma Luca, di queste 6-7 discese che Gesù ha fatto, ne prende una e la fa diventare modello per spiegare come Gesù dal suo apostolato progressivamente si prepara a morire a Gerusalemme. Questo viaggio dunque, più teologico che geografico, viene narrato dal capitolo 9 al capitolo 19. Arrivato a Gerusalemme, c'è il ministero di Gerusalemme, sono pochi giorni, non pensiate che sia chissà quanto lungo, e poi abbiamo, come al solito, ultima cena, passione, morte, sepoltura e apparizioni dopo la risurrezione. Quindi noi potremmo dire così, dopo il prologo, Gesù bambino, poi Gesù ha fatto il cappellano, poi ha fatto il parroco. E da parroco, tre cose, Galilea, viaggio, Gerusalemme, e poi passione, morte, risurrezione. Questo è il quadro generale del Vangelo di Luca. Noi faremo solo la metà. Quindi noi, alla fine del nostro percorso, in maggio, arriveremo più o meno a un terzo abbondante del viaggio che Gesù intraprende. Il prossimo anno, invece, faremo l'ultima parte del viaggio, ultima cena, eccetera, eccetera. I titoli li avete dalla linea 25 alla linea 39 e potete tranquillamente vedere come noi passiamo in rassegna tutto quanto il testo. Faremo l'esegesi solo, senz'altro, di alcuni brani, ma la lettura sarà di tutto il testo. Quindi all'inizio faremo la lettura e poi punteremo la nostra attenzione su alcuni brani. Se noi apriamo il testo di Luca e volessimo capire che cosa l'Evangelista ci vuol dire, dobbiamo andare alla linea 44. Alla linea 44 noi ci troviamo con un testo greco, ormai i vecchi lo sanno quasi a memoria, spero. I giovani lo imparano. Evei deber polloi, poiché morti han posto mano. Provate ad osservare
Dunque leggiamo il testo e poi facciamo il commento. Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e riscriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Sembrerebbe un prologo ingenuo. Questo prologo, invece, è un qualche cosa di estremamente intelligente. Perché nel primo secolo, quando si faceva un'opera storica, occorreva sempre fare una premessa di metodo. Nel mondo greco c'era questa legge. Se voi guardate gli storici minori del periodo, quando questi storici scrivevano, nel primo secolo dopo Cristo non abbiamo grandi storici nel mondo greco. I grandi storici sono stati i precedenti. Ma se voi guardate questi testi tutti hanno un prologo, dove si spiega qual è il criterio della ricerca, qual è il criterio con cui viene presentata la materia. E Luca fa la stessa cosa. Già questo ci sta a dire che il Vangelo di Luca non è scritto per ebreo cristiani, ma per pagano cristiani. Un ebreo con questo criterio non l'avrebbe mai accettato. Se voi leggete, per esempio, il libro di Giosuè o il libro dei Giudici, nel libro dei Giudici voi trovate una bella introduzione alla metodologia storiografica semitica. Però questa introduzione è un'introduzione teologica, non è un'introduzione metodologica. Leggendo dunque il libro dei Giudici, voi trovate scritto, guardate, che quando voi vi mettete a leggere questo libro e anche le opere successive, voi troverete uno schema quadripartito continuamente. Israele pecca, Dio castiga, Israele geme e preme, Dio libera. E qualunque episodio voi leggiate, qualunque personaggio vi venga illustrato, ricade sempre dentro questo schema. Dunque voi avete la chiave di lettura della storia deuteronomistica. Giosuè, Giudici, primo e secondo Samuele, primo e secondo Re. Luca, anche lui, mette, come vedete, il prologo, ma non è di tipo teologico. C'è della teologia, ma il suo è evidentemente un prologo culturale, di alto livello. Poi cercheremo di capire anche il perché lo ha fatto così. Poteva farlo diversamente, invece lo ha fatto in maniera stringata, ma severamente scientifica per amore. Proviamo a prestare attenzione ad alcune cose. Al versetto 1a, che voi trovate nel foglio, se c'è qualcuno che senza venga a prenderlo, siamo in famiglia e non siamo mica a una conferenza. Se notate, prima di questo signore che sta scrivendo, dice che molti hanno già posto mano a stendere. Il che vuol dire che c'erano diverse persone che si erano prese l'impegno di stendere il Vangelo. Non uno solo. Dice Polloio, molti. Il verbo è bei keiresan, che è bei keiresan. Questo verbo è fatto da epi e
Teir. Teir è la mano. E B sopra, un posto mano sopra. Che cosa un posto mano sopra? Sopra che cosa? Il materiale della tradizione. Voi sapete che Gesù non ha lasciato niente di scritto. E il primo compito degli apostoli è stato quello di adoperare la parola per dire ciò che lui aveva detto e spiegare ciò che lui aveva fatto. Quindi all'origine dei Vangeli c'è questa tradizione orale che non è univoca, perché Pietro sceglieva alcuni filoni di ciò che Gesù aveva detto e aveva fatto, ma gli altri ne sceglievano altri. C'era senz'altro molto materiale in comune, ma i filoni delle tradizioni orali non sono fotocopie. Questo lo sappiamo da una annotazione che fa un vescovo turco, che tutti i vecchi conoscono, i giovani lo conosceranno, che è Papia di Gerapoli. Papia di Gerapoli muore nel 110 d.C. e dice che Pietro, sta parlando del Vangelo di Marco, dice che Pietro a Roma predicava secondo la necessità degli uditori. E quindi non è che la predicazione primitiva si mettesse d'accordo nel dire questo lo predichiamo, questo lo lasciamo da parte perché non ci serve. Ogni apostolo predicava secondo le necessità delle persone, quindi pescava nella sua memoria parole e fatti di Gesù che potessero aiutare le persone a vivere il cristianesimo in quel momento. Di conseguenza, le tradizioni orali erano molteplici e perciò molti hanno dovuto porre mano a queste molteplici tradizioni orali per uniformarle e dare un volto che avesse un qualche cosa di leggibile e di logicamente completo. Di tutte queste opere a noi sono rimaste alcune cose, sono rimaste. Prendete Luca capitolo 15, ci siete? Sì. Adesso, siccome abbiamo dovuto alzarci presto questa mattina, perché di solito la domenica si pisola un po' di più, si sono svegliati solo 4 neuroni. Ci bastano. Gli altri possono continuare a riposare. Adesso io vorrei che voi in silenzio deste un'occhiata a questo capitolo. Possiate vedere in maniera grezza che cosa contiene, quindi basta leggere i titoli. Nella Bibbia di Gerusalemme sono scritti in rosso, basta leggere i titoli. Però adesso, dopo aver dato un'occhiata ai titoli, prestate attenzione ai primi 3 versetti e in maniera particolare al versetto 3 e provate solo con 4 neuroni a dirmi che cosa non funziona. Gesù disse loro questa parabola. E invece ce ne sono 3, vero? Capite che qui è successo qualcosa. C'è un vecchio tessuto letterario sul quale è stata fatta una violenza. Sono stati introdotti dentro 2 brani letterari in più. Che vuol dire allora che Luca non è l'estensore di tutto il testo. Luca si è servito di qualche cosa che c'era prima. E su questo qualche cosa che c'era prima, lui ha infilato qualche cosa di nuovo. Per questo lui onestamente dice, poiché molti hanno posto mano,
a stendere una diegesi. Cosa vuol dire diegesi? Non è un racconto. Ha una finezza in greco che in italiano la parola racconto non ce l'ha. Tutti quanti conoscete, penso, la storia di Pinocchio. Vero? Se io vi chiedessi in questo momento di stendere ciascuno di voi la storia di Pinocchio, tutti quanti mi raccontereste la stessa trama, ma ognuno di voi accentuerebbe qualche aspetto di questa trama. La diegesi è il modo di vedere particolare che ognuno ha nel ripetere un qualche cosa che è patrimonio di tutti. E quindi Luca ci dice già con chiarezza la stupidità di certe obiezioni che vengono fatte a partire dall'illuminismo, il quale parte purtroppo da un preconcetto e dice che se un libro è vero e un altro libro racconta la stessa cosa e racconta il vero, devono essere tutti due uguali. Questa è una sciocchezza. Chi parla così, purtroppo, di storiografia, non capisce un Kaiser. Io mi ricordo ancora quando ho fatto l'esame di maturità, abbiamo fatto la lufa, io ero a commissione, immaginatevi. Mi hanno pestato come... Perché per le 5 giornate di Milano io avevo detto una data che comprendeva un giorno in più. Il professore si è incavolato e mi ha detto, ma come? Dice, sono 5 le giornate, conti, sono 6 giorni. Dico, professore, non si arrabbia. Le giornate di Milano non sono cominciate alle 5 del mattino, sono cominciate alle 7 del giorno prima. Lei questo come lo conta? No, non è vero, ma l'incolse. Perché io avevo il mio libro, il Dupré, e gli ho mostrato. Si è calmato. Ha scritto che le 5 giornate di Milano sono cominciate il giorno prima delle date che vengono normalmente dette. A livello di una storia così recente abbiamo già piccole divergenze, figuriamoci. Nel mondo antico, quando si trattava di trasmettere una buona novella, quindi non fare storiografia in senso stretto, ma di trasmettere dei contenuti, ci potevano essere delle differenze. Io mi ricordo, ero ancora biblista giovane, un signore si è arrabbiato con me dicendo lei è un mascalzone perché non ha affrontato il problema delle divergenze che gli evangelisti hanno sulle donne che erano al sepolcro. E dico, e se non l'ho affrontato qual è il problema? E dice, essendo disuguali, dice Giovanni, ne presenta una sola, e gli altri due o tre. Dice, quante ce n'erano? Beh, dico, questa è una bella domanda, ma dipende dal modo di scrivere degli evangelisti. Dico, Giovanni ne ha una sola perché lui vuole mettere in evidenza quella. Non è che non ci siano state le altre, provane sia, dico, che quando Maria Maddalena parla con Pietro, dice, l'hanno portato via dal sepolcro e non sappiamo, non so dove l'hanno messo. Non sappiamo, che vuol dire che c'era lei e qualche altra signora. Ma Giovanni non evidenzia queste signore, mette in evidenza solo lui. Secondo, dico, la distinzione fra due donne o tre donne dipende dal fatto di chi era presente e di chi è entrato dentro il sepolcro.
C'è un evangelista che mette in evidenza coloro che erano presenti vicino al sepolcro, che andavano ad ungere il corpo di Gesù. L'altro mette in evidenza le due che sono entrate, perché non sono entrate tutte. Quindi ognuno ha la sua forma di raccontare, che oggi in narratologia si dice diegesi, copiando proprio questa parola greca. Chi fa un po' di studio di critica letteraria si scontrerà con la narratologia. La narratologia distingue fra diegesi e storia. La storia è il contenuto che tutti conosciamo. La diegesi è la forma individuale con cui ognuno di noi presenta quel contenuto. L'1B ci sta a dire che Luca, quando scrive, non ha in mente solo le sue comunità. Dice degli avvenimenti successi tra di noi. Luca è un ebreo, è un greco cristiano, un pagano cristiano, però sa con chiarezza di appartenere a una grande comunità che è dislocata in tante piccole comunità nel Mediterraneo orientale. All'epoca di Luca, il cristianesimo probabilmente non solo era arrivato già a Roma. Luca scrive verso l'85, anno più anno meno. Il cristianesimo è arrivato a Roma prima degli anni 40. Questo lo sappiamo perché l'imperatore Claudio nel 41 li caccia via gli ebrei. Però da questi ebrei cacciati ci sono due cristiani, Aquila e Priscilla. E si dice che siano stati cacciati per i tumulti che facevano. Erano gente da sangue caliente. Ma erano cristiani, ebreo-cristiani ed ebrei-ebrei, che si scontravano sul messianismo di Gesù, come succede in varie testimonianze che troviamo negli Atti degli Apostoli. Il versetto 2. Kathos paredos anemin, come se li hanno trasmessi. Il verbo paradidomi è un verbo fondamentale nel cristianesimo. Se qualcuno di brutto mi chiedesse dov'è fondata la nostra fede, la risposta esatta sarebbe nella scrittura letta dentro la tradizione. E per tradizione, ormai penso che i vecchi si ricordino, se non si ricordano rifresco la memoria per i giovani, è una, forse una novità, per tradizione il cristianesimo ritiene ciò che viene creduto da tutti, da sempre, ovunque. Tutto il resto non è tradizione. Tutto ciò che viene creduto da tutti, i cristiani, da sempre, cioè dalle origini della Chiesa ad oggi, ovunque ci sia la Chiesa cattolica. Questa è tradizione. Tutto il resto non chiamiamolo tradizione, perché non si fonda la nostra fede su tutto il resto. Tutto il resto sarà consuetudine. Dire la messa in latino, consuetudine, non è tradizione, non si fonda la nostra fede lì, perché il latino è cominciato nel IV secolo. A Roma prima c'era il greco e tutte le chiese celebravano in greco, mentre la Chiesa Cattolica Orientale ha sempre celebrato in aramaico, diventato poi siriaco. Non ha mai celebrato né in greco né in latino. E queste lingue erano le lingue parlate, non dimentichiamocelo. A Roma gli schiavi parlavano greco. Erano solo le classi nobili, la gente di cultura che parlava latino. Gli altri parlavano un grecaccio maledetto, ma greco. Gli affari si facevano in greco. Le bestemmie si tiravano in greco.
Ne abbiamo la prova perché abbiamo i graffiti delle taverne, e lì ne trovate. I romani erano fantasiosi fin da allora. Come dunque ce li hanno trasmessi coloro che furono testimoni? Se notate, la lingua 2B in italiano ha una barretta, perché quelle parole testimoni fin dal principio sono le ultime due parole della linea 2A. Ab arches autoptai. Autoptai è un del verbale di orao, vedere. Autoptai, quello che hanno visto. Dunque sono testimoni oculari. Bisognerebbe aggiungere testimoni oculari fin dal principio. E divennero non ministri della parola, questo è un linguaggio nostro italiano, iperetes in greco è il servo. Diventati genomenoi, diventati peretai, servi, tu locu della parola. Quindi noi, io non sono un ministro della parola, oggi il linguaggio porta a parlare così, ma io sono un servo della parola. Per noi oggi la parola ministro vuol dire quella gente là. E quindi gente di grosso valore, mentre invece iperetes è quello che proprio soggiace, non può dire diversamente di ciò che la parola dice. Bene, alla linea 3A, edoxe. A noi non dice niente questo verbo perché in italiano si dice ho deciso un cavolo, non ha deciso ben niente, perché doxazzo in greco non significa decidere, significa sembrare. È sembrato opportuno anche a me, è sembrato, è un giudizio personale che fa, non è che lui abbia deciso. È importante questo verbo, perché dietro c'è tutto il problema della ispirazione. Il problema dell'ispirazione biblica è un problema che alcune giovanotte qui presenti stanno o hanno affrontato, piangendo un po' ovviamente, con il sottoscritto giù a Portoguaro. Il problema dell'ispirazione è alquanto complesso se lo dovessimo affrontare, ma lo riassumiamo dicendo: l'ispirazione è la mozione che Dio compie, che lo Spirito Santo compie nello scritto sacro, scelto ovviamente da Dio, e lo spinge a scrivere tutto e solo ciò che Dio vuole per la nostra salvezza. E quindi lui prende un'iniziativa, mi è sembrato, è un'iniziativa che non nasce proprio da questo ho deciso, ma rinasce perché gli si è ispirato dentro e lui si sente di fare questo lavoro e dice è sembrato opportuno. Anche a me, dunque, la prima cosa da fare è ricerche accurate. Anozen, fin dall'inizio. Basami su tutte le cose. Apribos, accuratamente. Questo acribos è stato tradotto in italiano come un aggettivo appiccicato a ricerche, perché fare cose cotti significa cose su cui si fa ricerca. E allora,
così è sembrato a me di fare ricerche accuratamente, tradotto in italiano con un aggettivo e non con un avverbio, su ogni cosa, qui tradotto con circostanza, Andersen, fin dall'inizio. E scrivere per te, ordinatamente, Kasexes, Soi, Krapsai, Preci, non scrivere per te un resoconto ordinato, ma è ordinatamente per te scrivere. Basta. La parola resoconto non esiste nel testo greco, c'è già la diesi al primo versetto. Cratiste Teofile. Chi è questo Cratiste Teofile? Molti dicono che sia colui che ha pagato l'opera. Oggi come oggi invece sappiamo che dietro a questo Cratiste c'è un personaggio grosso dell'impero. E Teofile, Teofilo, amante di Dio, potrebbe essere Seneca. Questo lo sappiamo già. Seneca. Potrebbe essere Seneca. Ricordiamoci che Paolo si è appellato a Roma e l'opera lucana comprende sia il Vangelo sia gli Atti, dove noi vediamo chi era Cristo e che cos'è il cristianesimo. E il testo originale, quello primitivo, del Vangelo e degli Atti era un'opera unica ed era la memoria difensiva di Paolo che doveva affrontare il processo. Su questo materiale Luca ha infilato dentro altre tradizioni che erano diventate scritte, le ha infilate dentro, le ha armonizzate e ha fatto venire fuori il Vangelo. E questo dunque è il rimasuglio di questa opera originaria di tipo giuridico. E lo ritroviamo, questo Teofilo, anche all'inizio degli Atti degli Apostoli, andate alla linea 47-48, quella è l'introduzione. E voi trovate questo Teofilo anche negli Atti degli Apostoli. E trovate scritto anche nel mio primo libro, che sarebbe il Vangelo che noi stiamo adesso cercando di percorrere. L'ultimo versetto è quello più cattivo, perché ti possa rendere conto, ina epignos, affinché tu possa sovraconoscere, cioè conoscere bene. 4b, la solidità degli insegnamenti. Questo deriva da un condizionamento culturale che vede nel verbo catechesis, catechein, il valore di fare catechesi. E allora in passato si diceva che questo Teofilo poteva essere un catecumeno o un neofita, o uno che sta per ricevere il battesimo o uno che ha appena ricevuto il battesimo. Invece no. Il valore di catechei, come fare catechesi, non appartiene a questo verbo nel primo secolo. Non c'è nessun scritto, nessuno del primo secolo che adoperi questo verbo con il valore di fare catechesi. Nel secondo secolo sì. Primo secolo. Nel primo secolo catechei è ancora un verbo che ha un significato ed è puramente giuridico. E indica le prove giuridiche per un processo. Perché ti possa rendere conto della solidità della documentazione o delle testimonianze giuridiche che hai ricevuto. Ecco perché gli insegnamenti ve l'ho messo in versetto, perché ancora oggi tra i biblisti si discute se bisogna continuare a dire insegnamenti, presupponendo che Teofilo sia o un neofita o un catecumeno, oppure bisogna essere espliciti e dire testimonianze giuridiche in modo che appaia con chiarezza il sottofondo del Vangelo e degli Atti degli Apostoli, che sono un documento giuridico per la difesa di Paolo.
Adesso che abbiamo passato in rassegna il testo, noi possiamo dire che questa è una cosa molto seria. Questo antico libro, questo antico fascicolo, che era la difesa di Paolo, doveva misurarsi con il giudice romano. E noi sappiamo qual era la precisione che i giudici romani avevano. E quindi, giustamente, l'autore dice, ricerche accurate, un racconto ordinato, anche se molti hanno già scritto. Ciò che lui scrive è fonte di testimoni oculari. Ha come fonte questi testimoni oculari. Questo è dunque il metodo che Luca ha adoperato. Ascolto dei testimoni oculari, ricerche accurate, resoconto ordinato, perché ti possa rendere conto delle testimonianze giuridiche che ti vengono portate. Questo antico testo diventa Vangelo, possiamo tradurre insegnamenti, sarebbe un abuso filologico, sarebbe un abuso fuori tempo, perché viene letto come insegnamento, questa parola, nel secondo secolo. Quindi i cristiani del secondo secolo, quando leggevano questa parola, allora sì, la capivano come catechesi. Ma questo è il metodo della Wirkungsgeschichte, cioè della storia delle ricadute del testo. Ma qual era l'intenzione dell'autore? Noi dobbiamo cercare questo criterio, non quello che vi ha annunciato prima, cioè il criterio delle ricadute, non è questo il criterio della lettura. Prima di andare a prenderci un caffè,